Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo Acquisti Manga, il 3 di giugno 2024. Oggi andremo a vedere davvero dei grandi pezzi, perché non abbiamo solamente le nuove uscite. Settimana scorsa, infatti, ho incontrato un'autrice e un autore, vi mostrerò infatti dei loro pezzi particolari. Sabato sono stato anche al Comic Con di Bergamo, dove ne ho appunto approfittato per incontrare un'autrice in particolare. Come sempre abbiamo il pacco da Manga.io e vi ricordo che utilizzando codice sconto STEB riceverete il 5% di sconto in fase d'acquisto. Grazie a tutti quelli che ogni volta mi supportano, vi ricordo che attualmente sono ancora presenti gli sconti di J-Pop che rimarranno fino al 30 giugno. Ho fatto comunque un video dedicato sul canale che potete trovarlo, dove vi do tutti i miei consigli. E direi proprio di iniziare dai due artisti che sono riuscito ad incontrare. E iniziamo dal primo. Vi sto parlando di Usamaru Furuya. Coconino ha appunto realizzato una serie di tappe in Italia, oltre a quella della Coconino Fest. Io sono andato proprio alla tappa di Milano, alla fumetteria Alastor, e per i primi 50 era possibile appunto ricevere alcuni suoi autografi su dei manga e la sua dedica, acquistando appunto il bundle con il nuovo volume in anteprima Sodoma 1985 e Plastic Girl, volumi che ho già letto entrambi, ma adesso ci arriveremo. E appunto in Plastic Girl è presente la sua dedica, eccola qui, realizzata appunto a mio nome. Incontrare il sensei Furuya è stata davvero un'emozione grandissima, ho avuto modo anche di scambiare due parole con lui, una persona davvero estremamente gentile. Abbiamo anche il volume Sodoma 1985 con la sua firma. Su Instagram ho postato anche la mia foto con il sensei. Questa di Coconino Press è stata davvero una grandissima iniziativa, portare un autore come Furuya delle tappe in giro per l'Italia e aver modo di ottenere quella che è una sua dedica e dei suoi volumi firmati. Grandissimo come sempre il lavoro di questa casa editrice. Sono due volumi che, come ho detto, ho già letto. Plastic Girl molto interessante, anche perché è tutto a colori, non è sicuramente un qualcosa di ordinario, è una bellissima esperienza però, dove si può ammirare ancora una volta tutta l'ispirazione, il talento, la sperimentazione di questo grande mangaka. Volume molto molto particolare, ma anche Sodoma 1985 mi è piaciuto parecchio. Praticamente troviamo la prima parte del volume composta da storie autoconclusive, realizzate, come possiamo anche vedere dalla postfazione, in diversi anni di carriera di Furuya. Ovviamente stiamo parlando della collana Doku, e la storia proprio su Sodoma 1985, che comprende tutta la seconda parte del volume, l'ho trovata molto riflessiva, in qualche modo anche autobiografica per lo stesso autore, che va un po' a coprire quelle che sono le origini che poi hanno portato alla carriera proprio del mangaka. Ovviamente tutto romanzato con personaggi di fantasia. Due volumi comunque estremamente convincenti. Bravissimo come sempre Furuya, sono davvero orgoglioso di possedere questi due pezzi ora nella mia collezione. Mentre invece per quanto riguarda il Comic Con di Bergamo, ho incontrato Yoshiko Watanabe, che abita in Italia a Roma ormai da metà degli anni 70, ma che ha avuto modo di lavorare alla Mushi Production, cioè lo studio di animazione fondato da Osamu Tezuka. Lei è arrivata nel 1965 come animatrice, fino al 1972 ha avuto modo di lavorare a prodotti animati davvero molto importanti come Astro Boy, La Principessa Zaffiro, Kimba e tanti altri. Ho avuto modo appunto di incontrarla e ottenere una sua stampa firmata numerata a 150 copie. Questa è la 78esima. Davvero un'illustrazione bellissima, l'ho già, come potete vedere, incorniciata. Qui troviamo l'autografo della sensei, qua la numerazione che purtroppo non si vede tanto, e qua sopra la dedica a Stefano. È una signora comunque simpaticissima, di grandissima esperienza e fama, è un onore averla incontrata e possedere anche in questo caso una sua dedica e anche un numero per questa stampa, che comunque era limitato. E passiamo a un recupero che ho sempre fatto al Comic Con di Bergamo. È una serie completa trovata in uno stand che vendeva principalmente quelli che erano manga completi, serie complete, fumetti anche scontati, e la stavo inseguendo comunque da un po' di tempo, perché stiamo parlando di Haruko Kumota, la mangaka del purtroppo inedito Showa Genroku, che è assolutamente il miglior manga sul Rakugo, nonché uno dei manga giusei più belli mai scritti. E ho trovato appunto una sua serie che è stata pubblicata da Flashbook. Vi sto parlando di My Lovely Like a Cat, dal volume 1 e 5 più i due volumi speciali. Il genere qui cambia completamente rispetto a Showa Genroku, ma è una serie che comunque è iniziata praticamente nello stesso periodo, nel 2010. La Kumota è molto nota anche in Giappone per i suoi manga giusei e i suoi manga boys love, proprio come il titolo in questione.
questione. Sono molto curioso di leggerlo per vedere l'impronta della mangaka, che comunque mi ha sempre super convinto anche nell'adattamento della grande traversata uscito l'anno scorso per Dinit. Mi aspetto una storia molto divertente e molto dolce. Ed è il momento ora di vedere le nuove uscite e alcuni recuperi. Partiamo da Planet Manga. Abbiamo il primo volume della nuova edizione Ultimate Deluxe Edition di DNA Angel. È uscito pochi giorni fa sul canale un video dedicato a questa nuova edizione, al manga in sé. Consiglio di guardarlo se volete approfondimenti. Per quella che è una delle migliori nuove edizioni uscite negli ultimi anni, con dei bellissimi effetti tutti dorati nella sovracopertina, una grande qualità proprio nell'edizione. Come ho detto anche nel video che ho realizzato pochi giorni fa, è un primo volume che mi ha del tutto convinto, che mette già mistero, azione, delle belle parti sentimentali, un bel carisma del nostro personaggio principale, una storia che sembra costruita molto bene, con già dei personaggi molto interessanti. Vi ricordo che stiamo parlando di uno shoujo manga che torna ripubblicato dopo svariati anni, dopo la sua interruzione, ed è molto bello secondo me che Planet Manga abbia puntato per fortuna su una nuova edizione per uno shoujo, sperando che possa continuare a seguire questa impronta e proporne altri che necessitano obbligatoriamente di una nuova edizione o una ristampa. Un'altra nuova uscita di Planet Manga è una nuovissima serie, un nuovo manga shonen. Vi sto parlando di The Bugle Call, in corso dal 2022 in Giappone, arrivato a 7 volumi. È un primo volume che mi ha stupito. Non mi aspettavo assolutamente una storia così bella, così ben formata, con questi disegni. Anche l'incipit non è per niente male, dove viene utilizzata la musica, non era passata, ma non è quella standard che noi conosciamo, come elemento appunto di fantasia e come un elemento che può guidare appunto le truppe, nonostante il nostro protagonista principale ripudi la guerra. C'è davvero tanto mistero al suo interno, dei bei colpi di scena che vanno a strutturare appunto quella che è la storia, e i disegni sono un grande punto di forza. Si vede una grande ispirazione a Vinland Saga e allo stile di disegno di Makoto Yukimura, però il mangaka riesce bene a modellare il suo stile di disegno, creando appunto quelli che sono dei disegni molto dettagliati. Sono davvero curiosissimo per i prossimi volumi, una bella sorpresa tra le nuove uscite. Andiamo avanti sempre con Planet Manga, dove abbiamo il 23esimo volume, il conclusivo di Ma che sfacciato. Adesso che è concluso posso andare a leggere tutti i volumi dal punto in cui appunto mi ero interrotto. Ho delle buone aspettative, una serie che comunque mi stava piacendo, e Planet Manga dai, non ci ha messo neanche tanto tempo a completarlo e finirlo. È in uscita la nuova opera della mangaka, non so ancora se prenderla o meno, dipenderà molto se mi piacerà al 100% Ma che sfacciato, anche perché da quello che ho potuto vedere non mi sembra che la mangaka si sia molto rivoluzionata. Ora invece cambiamo casa editrice e passiamo a J-Pop. Abbiamo un'altra nuova uscita, un nuovo manga shoujo. Vi sto parlando di Inazuma Two Romance di Rin Mikimoto. Per chi non lo sapesse, è la stessa mangaka di Un bacio a mezzanotte, che invece era stato proposto da Star Comics. Rin Mikimoto comunque autrice ben conosciuta già in Giappone, e il suo punto di forza sono assolutamente i disegni, la sua attenzione proprio al comparto del vestiario. Il suo stile è molto pulito, ben dinamico, è ormai diventato totalmente digitale, molto brava nelle espressioni facciali, nelle retinature, e anche comunque sono sempre ben presenti gli sfondi. Un particolare in più che io apprezzo dei suoi disegni. Per quanto riguarda la storia, Rin Mikimoto è solita scrivere storie sentimentali incentrate sulla differenza d'età. Anche questa volta la stessa cosa succede in Inazuma Two Romance, dove troviamo il nostro protagonista principale maschile che ha più di 20 anni, che è iscritto al liceo. Già una cosa che non è normalissima, però ci dovrebbe essere, almeno da come viene buildato, un mistero dietro. Ed è la cosa che più mi ha incuriosito di questo volume, perché proprio si vede che l'autrice voglia costruire un mistero, riesce a fare il suo dovere e riesce a intrattenere. Non osa moltissimo come primo volume, non ha tantissimi colpi di scena e purtroppo presenta dei cliché che ho già visto e rivisto in tante altre opere. Nonostante questo è una serie che può funzionare, anche per la grande abilità di Rin Mikimoto. Sono più fiducioso quindi per i prossimi volumi. Le carte potenziali ci sono tutti, vediamo come proseguirà. Il prossimo volume di J-Pop invece purtroppo non sono riuscito a leggerlo, ed è il 7° di Nuvole a Nord-Ovest di Aki Irie, che non usciva da tantissimo tempo. È anche per questo che purtroppo non sono riuscito a leggerlo questa settimana, quindi non posso darvi il mio parere. Ora invece passiamo a Star Comics e restiamo sempre in tema di shoujo manga. Qui però abbiamo un'opera tra quelle in corso che è ad un altro livello totalmente rispetto alle altre. Vi sto parlando di Yona, con il volume
volume 42. Mizuo Kusanagi come fa a non calare mai di volume in volume, di capitolo in capitolo? Questo è probabilmente uno dei volumi più tristi in assoluto di Iona. Non faccio ovviamente nessun tipo di spoiler, però sembra proprio che stiamo arrivando ad un punto finale. È vero, la trama va avanti piano piano, però sono dei volumi che si concentrano molto sulle sensazioni dei personaggi, che sono importanti per far metabolizzare anche agli stessi ciò che è accaduto pochi istanti prima. Non posso dirvi di più perché sennò farei davvero troppi spoiler, però Iona, dopo 42 volumi, dopo così tanti anni di pubblicazione, riesce a mantenere un livello ancora così alto. È un qualcosa di sensazionale, una serie strepitosa. Sempre per Star Comics e sempre per lo shoujo, ne abbiamo tanti in uscita questa settimana ed è una cosa che mi rende molto contento. Abbiamo Se i gatti scomparissero dal mondo con il secondo volume. È una serie che aspetterò a leggere perché sono solamente 4 volumi e credo che sia molto importante leggerla tutta consecutiva, anche perché è molto drammatica, è riflessiva e servono i giusti punti da essere connessi. Nel giro di 2 mesi comunque dovrebbe concludersi, quindi non manca tanto. E per concludere le nuove uscite, prima di passare a 2 recuperi, abbiamo l'ultimo manga di Star Comics, che è il 4° volume di Aula alla deriva di Kazuo Metz. E niente, questa è assolutamente una delle serie che più mi sta piacendo quest'anno, che ho avuto modo di scoprire con questa nuova edizione. Purtroppo non ero mai riuscito a leggerlo anche con la vecchia edizione di Ikari. Kazuo Metz è un autore del tutto folle, il mio obiettivo è recuperare tutto il suo materiale uscito qui in Italia. Aula alla deriva è una serie che riesce a essere sempre innovativa, secondo me, riesce a metterti quel colpo di scena inaspettato, bravissimo a costruire la storia, anche il messaggio che c'è dietro. In questo possiamo dire Inferno, il nemico, il cattivo è sempre l'uomo, che farà di tutto per andare a sopravvivere. Ci voleva proprio davvero questa nuova edizione. Mentre invece abbiamo ora 2 recuperi con gli sconti di J-Pop, sempre dal catalogo di Manga Yo. Innanzitutto abbiamo Le spaventose avventure di Kitaro, del maestro Shigeru Mizuki, che non credo che abbia bisogno di tante presentazioni, semplicemente uno dei mangaka più importanti di sempre. Kitaro è la sua opera più famosa in assoluto e mi pento di averla letta solamente ora. Iniziata nel 1959 e qui possiamo proprio ammirare la nascita degli yokai. Shigeru Mizuki è sicuramente la persona che più in assoluto ha reso gli yokai famosi nel manga e ha contribuito assolutamente a renderli anche famosi in tutto il mondo. Le storie di Kitaro le ho trovate davvero molto impattanti e interessanti, dalla prima che appunto ci narra della sua nascita. Troviamo tante esperienze di vita dello stesso Shigeru Mizuki e ovviamente parla anche della guerra che l'aveva segnato in modo indelebile dopo aver perso un suo braccio proprio in guerra. Kitaro parla tanto di questo argomento e lo fa con una grande dose di realismo. La storia che più in assoluto mi ha colpito è la guerra degli yokai, dove si può vedere proprio quanto la guerra abbia segnato il sensei all'epoca. Purtroppo vi ricordo scomparso nel 2015. È un volume che sono contentissimo di aver letto e qui vale un po' lo stesso discorso fatto per Kazuo Metz. Cercherò di recuperare tutto il materiale uscito qui in Italia di Shigeru Mizuki, anche se sono già un buon punto. Vorrei approfondirlo il più possibile. Showa è un'altra opera che mi ha davvero incantato sua. E questo volume, questo personaggio rappresenta un punto importantissimo nella storia del manga. Sempre con gli sconti di J-Pop ho approfittato per recuperare una serie di Tezuka che mi mancava dell'Osamushi. Vi sto parlando di Triton completo in 2 volumi. L'ho preso perché le storie che parlano di Atlantide, di Tritoni, di Sirene mi incuriosiscono sempre molto. In questo caso abbiamo proprio una rilettura da parte di Tezuka del mito d'Atlantide. Una reinterpretazione in tutto e per tutto che è stata scritta tra 1963 e il 1971. Appena lo leggerò, comunque, vi farò sapere il mio parere. Sicuramente ne parleremo anche in altri video. Quindi per questo video acquisti è tutto. Mi raccomando, fatemi sapere anche i vostri acquisti della settimana nei commenti, così scambiamo sempre qualche parere. Lasciate come sempre un mi piace, un commento e per i nuovi iscrivetevi al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video.